Crosetto è il primo a dover difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ha lanciato quel grido d'allarme proprio perché preoccupato delle insidie che potrebbero nascondersi dietro la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza. Tutti, il governo è per l'autonomia della magistratura, perché diventa una garanzia per tutti. Quindi non vedo che una tempesta in un bicchiere d'acqua. Però ci spieghi perché ha fatto un'intervista in cui ha mandato un messaggio. Pensavo di averlo già detto. Il messaggio è: stiamo attenti, vedo insidie all'autonomia della magistratura. Se non l'avesse fatto, sarebbe stato omertoso e complice di chi ritiene, non so con quale sistemi, di pregiudicare questa indipendenza. La verità è che dobbiamo dialogare di più con l'ordine giurisdizionale, ognuno nella propria autonomia. Dobbiamo evitare di criticare la produzione l'uno sull'altro e nel rispetto reciproco assicuriamo la garanzia degli equilibri istituzionali in questa nazione che è culla di civiltà. Frasi che però, Ministro, si riferiscono ad una cosa particolare, Ministro, cioè perché quella frase non è necessariamente qualcosa di generico, no? Dopodiché voi interpretate quella frase, io l'ho già interpretata e ve l'ho detta, poi che all'interno ci sia qualcuno che pensa di fare politica, beh, questo mi sembra fin troppo chiaro e va neutralizzato, e penso che per neutralizzarlo dovrà pensarci la stessa magistratura. Io ho grande fiducia nella magistratura, neutralizzare i tentativi di politicizzazione, naturale, no? Quindi essere contro il centrodestra, no, contro chiunque. Quindi contro corrente chiunque. Contro corrente, Ministro, corrente contro corrente nella magistratura. Il CSM sarà in condizione di garantire l'autonomia della magistratura. Io ho fiducia, ecco, sono ottimista, non so voi. Buona giornata.